Sindaco Napoli, ci sarà l'impiego in campo dei vigili stagionali, ma presto arriveranno anche nuove unità che hanno risposto al bando per la mobilità. Insomma, si va un po' a rinfoltire il corpo dei vigili urbani che spesso viene indicato come poco efficiente sul territorio, ma per l'esiguità dei numeri di uomini. È un corpo dei vigili urbani, un corpo in sofferenza, come diceva lei anche dal punto di vista medico. Ora noi facciamo un piccolo miracolo con il piano assunzionale di cui abbiamo parlato nelle scorse edizioni. Siamo partiti e abbiamo raggiunto il primo obiettivo, 20 vigili su 26 partecipanti della mobilità volontaria verranno a Salerno, diciamo, agli inizi del mese di settembre, presumibilmente, perché ora c'è bisogno che sbrighino una serie di procedure nei comuni di appartenenza. Quindi io buone speranze che siano qui entro i primi di settembre. Invece i vigili stagionali prenderanno servizio entro il 9-10 luglio e faranno pure corso, cioè i momenti chiave, caldi della presenza in città di turisti e di visitatori e anche sopperire al piano ferri che comunque trasferirebbe al corpo di legge. Quindi credo e spero che una risposta anche se parziale l'abbiamo. Più vigili in strada, questo significherà meno utilizzo dello street control, visto che negli ultimi tempi sempre di più viene contestato, polemizzato, c'è anche questa ultima sentenza che annulla una multa ad un automobilista. Insomma, qual è un po' la posizione del comando dei vigili urbani in merito allo street control? La percentuale è 1 su 40.000. Come vigili urbani mi sembra che ha rilevato 40.000 infrazioni e una ha avuto la giudice di pace un qualche riscontro positivo, naturalmente non ce lo diremo, però sì. E credo di poter sostenere con sufficiente tranquillità che avremo ragione. La city control non è un'arma aggressiva e punitiva, è il tentativo di far rispettare la legge e la norma, ma non tanto per un criterio astratto, perché le macchine in doppia o addirittura tripla fila sono pericolose per i vedori, sono pericolose per i viaggiatori, sono pericolose per tutti, oltre a creare imbottigliamenti e rallentamenti del traffico che francamente non credo ci servano. Quindi da questo punto di vista lo street control fa lamentare chi parcheggia in doppia fila, quindi bisognerà farsi di una ragione in doppia fila che non si parcheggia. Ecco, percorrendo la tratta da via Trento a via Roma, poi viene da pensare che tutto sommato gli automobilisti non hanno un gran timore dello street control perché le auto parcheggiate sul ciglio destro della strada continuano ad esserci. Queste sono delle, come dire, delle cure a rilascio di tardo, poi arrivano molto a casa e si dispiace. Purtroppo io non posso fare altro che sollecitare i miei concittadini a non parcheggiare in seconda fila perché poi arrivano molto a casa. Oltretutto lo street control c'è una perversione, come dire, nel senso che oltre a rilevare l'infrazione, verifica se uno in regola con l'assicurazione, se ha fatto la revisione dell'auto, quindi alla fine è un metodo di sicurezza che serve a tutti. La verifica dello stato di salute dell'auto è una cosa che serve a tutti, le frene che non funzionano possono procurare un disastro, quindi è inutile. Intanto ciascuno di noi si mette in regola per questi aspetti, dall'altro io direi che ciascuno di noi non parcheggia in Salerno. Sindaco, sulla questione migranti, Salerno come al solito fa la sua parte, però c'è bisogno anche del sostegno insomma di altri comuni, di altri enti e istituzioni, perché da solo il capoluogo non ce la può fare. L'ho detto l'altro giorno in una breve dichiarazione di sala stampa sul Molo, ho detto che noi abbiamo perfezionato insieme alle politiche sociali, al corpo della Polizia Municipale, la collaborazione con la Prefettura e la Questura e la Croce Rossa, uno strumento rapido di disbrigo delle procedure, nel senso che noi facciamo restare sulla banchina chi sbarca per il minimo indispensabile, per un senso di rispetto verso queste persone già provate da viaggi insopportabili, ma anche per un fatto diciamo, di disbrigo rapido. La Croce Rossa è di grande supporto e di grande aiuto. Io stamattina, se faccio in tempo, arrivo un attimo all'alba per verificare come vanno le cose. Detto questo, Salerno ancora una volta ha risposto con efficienza a questo ulteriore sbarco, ma nel contempo io ho fatto una riflessione che tra l'altro credo che sia ormai divenuta patrimonio comune, che il problema, un problema come quello della migrazione, che è un problema tra il biblico e l'epocale, non può essere risolto
in questo modo, o dalle municipalità. C'è bisogno di un'azione ampia, credo che da questo punto di vista il governo si stia organizzando, un'azione diplomatica e politica in sede europea, altrimenti la cosa non la si gestisce più. Noi siamo arrivati a livelli graduali, anzi li abbiamo già superati, in quanto a quantità di migranti. Quindi la nostra è un'accoglienza umanitaria piena, ben disposta, però bisogna che a livello nazionale il governo faccia valere le sue prerogative per fare in modo che l'Italia non sia quella che si fa carico di un problema biblico epocale. Gli orsi di Ancoarca, tavoli e sedie, le orsi di Cubì, chiaramente Francimento, gli eventi, Pedana e Telo in Isuco o Comune. Noi abbiamo lavorato per 9 mesi, abbiamo lavorato tanto, devo ringraziare gli uffici, i consiglieri, l'apporto chiaramente di tutti i compagni di giunta, il sindaco di Giunta. Credo che questo strumento avrà una rivoluzione su un comparto importante della città come i gestori locali. Abbiamo lavorato sulla velocità amministrativa, 30 giorni di sposta per un giorno di tipo A, sulla velocità amministrativa le orse di Combi 60 giorni di sposta dal momento della presentazione della domanda, ribasso del capo. Le orse di tipo A tavolo e sedere si pagherà il 20% di meno rispetto agli anni precedenti e 20% di meno rispetto alle orse di Combi. Rispetto e messa in sicurezza degli spazi, praticamente abbiamo messo un limite massimo delle orze di 50 metri al di là e per gli altri le orze chiaramente si terrà conto della proporzione della superficie calpestabile del locale. Abbiamo fatto indicato una cosa rivoluzionaria che avrà supporto di un comparto importante della città come quello delle attività che vivono sul suolo privato. Cioè negli anni precedenti non si poteva fare un deorzo, quindi tavoli e sedie di occupazione su quello che era un ambito privato. Oggi noi abbiamo modificato, abbiamo dato la possibilità alle tante richieste pervenute di mettere i deorzi, non potevano essere discriminati, i privati, i proprietari, rispetto al pubblico. Questo ad oggi sono arrivate solo a meno 80 domande di imprenditori privati. Quindi questo dà la possibilità chiaramente di un nuovo stimolo, un nuovo impulso all'economia, nuova occupazione. Guarda, io credo che oggi un'amministrazione, un assessore, uno che fa politica deve accompagnare gli imprenditori, gli investitori di qualità della città, deve accompagnare perché sono loro quelli che possono far ripartire la città, quindi noi siamo sempre vicini. Siamo convinti che questo è uno degli strumenti che possa ripartire la mobilità della città, chiaramente non è esclusivo, stiamo lavorando sui parcheggi, a breve... Ecco, rilanciare la mobilità anche pensando a Compostiago in città. Assolutamente, noi stiamo provvedendo a firmare una nuova convenzione per il parcheggio a rotazione della stazione marittima, sono 140 posti in weekend, ma la città ne ha bisogno. Devo dire che vado orgoglioso del primo atto che noi abbiamo fatto in giunta. Tra i primi atti che portai all'attenzione dei colleghi fu quello di deliberare che il sottopiazza della Concordia dovesse essere adibito a parcheggio, recuperando altri 200 posti auto. Stiamo lavorando al progetto, come ben sapete, del genio civile dei parcheggi, i lavori di consolidamento di Piazza della Libertà stanno avanti spediti. È inutile dirlo, mi piace parlare con molta chiarezza, mi piace dire le cose come stanno, però ci metto sempre la faccia, perché io prima parlo da Sabina, non sono assessore, probabilmente passeranno 3 anni. Prima di riportare e rilanciare la mobilità in questa città facendo uscire. Sicuramente saranno anni duri, chiedo di sacrificarci, da parte mia ci metterò tutto quello che è nelle mie possibilità per lavorarci e per uscirci, perché credo che riportare Salerno in avanti e ricostruire la Salerno dei buon vivere sia un bando di tutti quanti, prima da cittadini e poi da amministratori. Oggi presentiamo un lavoro molto importante, 9 mesi di lavoro. E di questo ringrazio chiaramente tutti gli uffici, il dirigente dottor Di Lorenzo, ma tutti gli uffici che vengono qui presenti, tutti gli impiegati, i generali degli uffici e tutto. L'equazione di suolo pubblico è quello che è solo uno degli strumenti che vogliamo attuare e mettere in campo per far riportare e ripartire la mobilità in città. Stiamo lavorando infatti intensamente anche su altri settori, come quello individuando nuove aree di parcheggio, e devo dire che la cosa a cui vado a dire